Buon pomeriggio. Grazie. Quando sente parlare di sua figlia o vede i risultati raggiunti da sua figlia Chiara, non pensa mai, oddio, qualcosa mi è sfuggito di mano? No, perché in realtà io non mi sono mai aspettata niente delle mie figlie. Credo che forse questo sia quello che ogni genitore dovrebbe fare. Io ho sempre cercato di far pensare che dovessero soltanto cercare qualcosa che le facesse sentire bene e felici, se esiste la parola felicità. Per cui non mi sono mai aspettata niente se non il loro dovere a scuola, ad esempio, i compiti, quello che i risultati che dovevano giustamente dare, come ogni studente quando frequenta la scuola dell'obbligo o anche più avanti. Però in realtà io non ho mai preteso che avessero i migliori voti o che portassero i migliori risultati. Credo che questo sarebbe stato troppo stressante per loro. Quello che hanno fatto l'hanno realizzato perché lo volevano davvero per se stesse. Quando Chiara dice: per me mia madre è un faro, mi ha insegnato tutto, se sono diventata così affermata nel mio lavoro è perché lei mi ha dato tutti gli strumenti per poter diventare la donna che sono oggi, lei come si sente? Ma io mi sento davvero molto contenta e gratificata da queste parole, però io ritengo che sia assolutamente chiaro che il merito è soprattutto suo. Della sua intelligenza, della sua capacità di essersi amministrata nel migliore dei modi, del fatto che ha saputo scegliere, ha saputo fare le scelte giuste al momento giusto. Che lei ha sempre condiviso? Certo, io ho sempre incoraggiato le mie ragazze, credo che ogni genitore deve incoraggiare e dare fiducia, credo che sia la cosa più importante. Prima di prendere delle decisioni, cosa succede a casa vostra? Fate una riunione di famiglia, vi confrontate, siete amiche? Oppure lei invece mantiene fortemente salde le redini della sua autorevolezza come madre? Ma io credo di essere stata una mamma abbastanza ingombrante per tanti anni, fin quando sono state con me a casa, sono stata una madre severa, una madre anche piuttosto autorevole. E sono anche orgogliosa di essere stata così, perché credo che i genitori debbano essere genitori, non amici dei propri figli. Non penso di aver detto niente di... Ecco, credo che loro abbiano già gli amici con cui confrontarsi, parlare, raccontarsi, essere veramente sinceri fino in fondo. Con i genitori si può essere sinceri, ma è chiaro che rimane sempre quella distanza ed è giusto così. I figli devono vedere i genitori come delle guide, come degli educatori, come delle persone che li ameranno per tutta la vita e un porto sicuro dove sempre tornare. Quando le hanno all'inizio detto che Chiara e Fedez aspettavano un bambino, per scherzo, la sua reazione è stata un po', dire... Ma è la reazione classica di una persona che non si aspetta un'emozione così grande, quindi è chiaro che al momento sono rimasta scioccata, ma proprio perché era un qualcosa di inaspettato, però sono felicissima. Felicissima perché in effetti Chiara ha la giusta età, ha trovato la persona giusta e quindi cosa c'è di meglio che coronare il tutto con un bambino? Ora però Leo c'è davvero. Certo. E lo conosciamo già perché sua figlia Chiara ci fa sapere come va la gravidanza. Una delle caratteristiche principali di sua figlia è quella di riuscire a non nascondere nulla di ciò che per lei è importante e di postarlo e di renderlo noto a tanti. In questo senso pubblico e privato quasi non esistono più. Certo. Lei condivide la scelta di postare anche le ecografie del bambino? Beh, sono scelte loro, private. Io trovo che comunque seguano il trend del momento perché su Instagram tantissimi ragazzi della loro età condividono tanti momenti. Poi ovviamente non sono tutti i momenti che vengono condivisi, solo alcuni. E quindi sono scelte loro e per carità va benissimo. Forse fossi anch'io della loro età farei le stesse cose. Lei si sente una mamma social e una nonna social? Io sono social per ciò che riguarda soprattutto il discorso del mio lavoro, ad esempio quando devo raccontare delle mie presentazioni, quando devo invitare le persone alle presentazioni del mio libro, oppure devo parlare del mio libro o parlare di situazioni come questa quando vengo invitata a qualche trasmissione televisiva,
Ecco, io per questo sono molto social. Prima di scrivere il primo romanzo non ero iscritta a nessun social network, né a Facebook né Instagram. Poi mi hanno consigliato di farlo perché per un discorso di pubblicità sarebbe stata la cosa migliore. Assolutamente sì, sua figlia lo insegna. Certo, ma assolutamente. Dietro a ciò che vediamo, cosa c'è? Qual è la vostra quotidianità? Io non riesco a immaginare Chiara, Valentina e Francesca insieme, che ne so, in pigiama, che mangiano patatine insieme a lei. È una quotidianità normalissima di una qualsiasi famiglia, assolutamente. Non c'è niente di diverso, di assolutamente così rutilante e clamoroso. Siamo una famiglia normale come tante altre. Sapere che nel 2018 sua figlia si sposerà e avrà un bambino sarà l'anno più bello della sua vita? Come vi state preparando a questa attesa? Eh beh, sarà sicuramente una cosa splendida, come saranno anche poi i matrimoni delle prossime, certo. I prossimi matrimoni delle altre due ragazze. Ma litigano mai loro tre? È chiaro, litigano come tutti quanti, i figli, i fratelli, io ho tre fratelli, quindi come ci sono stati litigi tra di noi, ci saranno sicuramente anche tra di loro. Però in realtà sono molto solidali e credo che questo sia molto molto importante, è una cosa molto bella. E noi questo messaggio di forza, di determinazione, di unità ci arriva dalle loro foto, da quello che scrivono, ma da che cosa dipende? Gliel'ha insegnato lei? Ma non credo di essere una superwoman in questo modo, credo che semplicemente con molta intelligenza si capiscono e tollerano forse piccoli difetti che ognuna di loro può avere e forse il fatto anche che siano dello stesso sesso aiuti molto a capirsi l'un l'altra. Quindi... Invece lei da piccola com'era? Io da piccola ero l'unica femmina in una famiglia di maschi perché gli altri miei fratelli tutti maschi, quindi ovviamente ho avuto qualche difficoltà. Mio papà siciliano adorava l'idea di avere maschi. Io sono sempre stata un po' la bambina così, invisibile per mio padre. Sì, probabilmente lui non voleva femmine, voleva solo maschi. L'ho capito col tempo. Pazienza, ho cercato lo stesso di andare avanti e costruirmi una mia identità comunque. È curiosa questa cosa, no? Dice io ero una bambina invisibile e poi invece lei ha messo al mondo delle figlie visibilissime. Involontariamente, perché sono arrivate. È un contrappasso incredibile. Sono arrivate e hanno seguito le loro inclinazioni e la loro strada. E quindi va bene così, se loro sono serene e felici va benissimo. Da qualche parte ho letto che lei più volte ripete di essere felice per aver avuto tutte femmine. Sì, io non ho mai avuto una sorellina, questa cosa mi mancava tantissimo e poi ho sempre creduto nella forza delle donne, quindi il fatto di aver avuto tre femmine mi ha dato un grande orgoglio perché le ho viste crescere e diventare grandi e fare anche cose molto interessanti, quindi questo mi ha gratificato tantissimo, è stata una specie di rivincita, se vogliamo. E lei, una donna così luminosa, così bella, così solare, così forte, che crede molto e non si nasconde rispetto alle proprie idee, a un certo punto si butta sulla scrittura e sceglie il noir, che è un genere tra l'altro anche molto complicato, molto difficile. Sì, infatti, prima di inoltrarmi in questa strada avevo scritto altri due romanzi, che erano due più che altro drammi relazionali. Poi nel secondo avevo avuto una svolta molto noir, che era piaciuta tantissimo, e quindi ho cominciato a prendere gusto nell'idea di scrivere questo tipo di storie. E ho pubblicato un romanzo per Feltrinelli, Bambole Gemelle, che era ambientato in una cittadina del Nevada, una storia molto claustrofobica. Poi è arrivato, come giusto che sia, che quest'ultimo romanzo, che è stato pubblicato a gennaio con Mondadori, e narra di questa ragazza molto giovane, 22enne, che subisce un trauma fortissimo quando era bambina ancora, trova la madre quasi morta in una pozza di sangue, e decide di vendicarle, tutte le donne che ci sono, che sono accanto a lei, vicino a lei, donne che conosce anche nel centro antiviolenza dove lavora come volontaria, o anche amiche, persone che subiscono violenze da uomini appunto violenti. E stila un suo quaderno nel quale elenca abitudini
mette foto delle possibili vittime che poi dopo giustizia. Quindi è un angelo vendicatore. Cosa c'è al centro di questa storia? Un rapporto tra madre e figlia conflittuale? Esattamente. Dalia diventa un po' la madre di sua madre, proprio perché la madre, ragazza madre, ha avuto questa ragazza che poi appunto sarà Dalia, senza un compagno, perché il compagno la abbandona quando sarà incinta, e quindi già questo è qualcosa che la rende molto più fragile. Poi, dopodiché... È molto curioso quello che mi dice, perché abbiamo raccontato il rapporto tra lei, sua figlia e le sue figlie in una maniera ben diversa. Invece sulla scrittura lei ci parla di un rapporto opposto, dove c'è molta conflittualità e anche molto dolore. Certo. E io credo che stia in questo un po' la libertà dello scrittore, poter raccontare storie che non siano quelle che... per forza di cose, vista la sua vita, deve raccontare. Può raccontare quello che forse è anche di più profondo ha dentro, e credo che questa sia proprio la grande gioia che può dare la scrittura.